Meloni, intelligenza artificiale, è uno tsunami tecnologico. Como Lake 2023, Next Generation Innovations è l'evento voluto fortemente dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'innovazione Alessio Butti. In occasione dell'apertura della kermesse, Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio. La Premier, dopo i saluti di rito, ha voluto ringraziare Butti, è lui, infatti, che ha ideato e organizzato la 3 giorni dedicata ai processi di innovazione e trasformazione digitale. La Meloni ha poi salutato tutti i ministri e i rappresentanti della ricerca, degli Atenei, delle imprese e dei media che avrebbero preso parte all'evento, trasformandolo in un punto d'appoggio per tutto il settore. Ha, quindi, continuato dicendo che la trasformazione digitale è sicuramente una delle sfide più difficili da affrontare. L'intelligenza artificiale, gli algoritmi di autoapprendimento e internet stanno modificando il mondo intorno a noi. Intervengono infatti sulle persone e sul loro modo di relazionarsi. Stando alle parole della Meloni, l'intelligenza artificiale è un vero e proprio tsunami tecnologico che trasforma continuamente l'ambiente vitale. Per questo motivo, ha aggiunto la Premier, dobbiamo essere pronti ad affrontarlo, evitando di esserne sopraffatti. Giorgia Meloni ha continuato dicendo che, finora, l'obiettivo del progresso era quello di esaltare le capacità umane sulla sostituzione del lavoro fisico, mantenendo l'uomo al centro. La realtà attuale, invece, rischia di soppiantare l'intelletto, con conseguenze imponderabili sul mercato del lavoro. Ciò darebbe origine a molte disuguaglianze e ingiuste concentrazioni di potere. La Presidente del Consiglio ha voluto ricordare l'intervento del governo per eliminare la distanza tra le persone con nozioni tecnologiche e quelle ancora estranee al mondo della digitalizzazione. Successivamente ha garantito l'impegno per quel che riguarda il fascicolo sanitario elettronico, l'identità digitale e l'estensione della connessione a banda larga sull'intero territorio nazionale. Giorgia Meloni ha lanciato un messaggio rivolto al futuro, garantendo che porterà la sfida tra uomo e tecnologia al G7. Secondo le parole di Alessio Butti, l'evento Como Lake 2023 è nato dalla necessità di riempire un vuoto di comparazione internazionale, in Italia sui principi essenziali dell'economia digitale. Il governo vorrebbe trasmettere un messaggio che indichi l'importanza della digitalizzazione e della tecnologia. Del resto il videomessaggio della Meloni, insieme alla presenza dei ministri di altri paesi europei e importanti rappresentanti della Commissione europea, mette in risalto l'importanza di questi temi per l'Italia e per l'Europa. Tornando all'intervento della Presidente del Consiglio, questa è compiaciuta del fatto che questa sfida epocale sia al centro della 3 giorni di Cernobbio. La Premier ha aggiunto che il governo raccoglierà le varie proposte e i temi affrontati, facendone tesoro, poiché dal confronto di idee possono nascere nuove soluzioni ai problemi attuali. Sicuramente si tratta di una sfida che le diverse nazioni non potrebbero affrontare da sole. L'Italia, però, intende partecipare. Per questo motivo la comunità internazionale deve lavorare insieme e garantire che i nuovi metodi tecnologici diventino un'opportunità al servizio dell'uomo, dando un'etica agli algoritmi, una sfida interessante, vero? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.